E benvenuti sul canale di All Games Italia, sono Gwenelan e oggi giochiamo a The Red Strings Club, che è ormai una sfilza di dirette che mi capitano titoli, i cui titoli sono praticamente degli scioglilingua. Dunque, di cosa parla The Red Strings Club? Questa è una specie di avventura grafica, tra poco vedremo più o meno cosa intendo per avventura grafica, diciamo che è un misto di visual novel più gameplay vario, sviluppata dalla Deconstruct Team, gli stessi dietro il gioco Gods Will Be Watching, e pubblicato da Devolver Digital, che non ho bisogno di introdurre, in quanto sappiamo tutti chi sono. Dunque, diciamo che possiamo più o meno definirlo un incrocio fra Valhalla, quella visual novel barra simulatore di barista, e Read Only Memories, quell'avventura cyberpunk, sfondo cyberpunk, e diciamo dalle tematiche sociali, definiamola così. Dunque, questo è esattamente l'inizio del gioco, nel senso che non c'è un classico menu con carica partita, gioco, eccetera. Infatti non è possibile caricare nessuna partita, si può solamente continuare quella che avevamo già cominciato, oppure farne una nuova. Vi prometto che avremo il concerto in sottofondo, probabilmente il concerto felino, perché purtroppo è così. Una cosa peculiare, diciamo così, di questa avventura, ma la cosa tragica invece è che Twitch non... Ok, sì, adesso funziona. Va bene. E diciamo, la cosa peculiare è che questo gioco, se proviamo a fare Change Language... ok, non so se state ancora vedendo, comunque ce ne sono diversi inglese, francese, eccetera eccetera, ma non c'è l'inglese, potete vedere, ma non c'è l'italiano, e non so se verrà aggiunto in seguito, però comunque direi che se c'è un gioco con una discreta probabilità di essere tradotto è questo. Comunque noi ovviamente lo giocheremo in inglese, in quanto al momento manca l'italiano. Quindi cominciamo, click to start, e vediamo di cosa si tratta nello specifico. Ok, quindi questo è un tizio che sta evidentemente cadendo da un grattacielo, Brandeis. E come al solito per questo genere di giochi cercherò di tradurre quanto possibile, ma non sarò estremamente fedele, anche perché questo è un gioco che va giocato per conto vostro. Vederlo da me non fa lo stesso effetto. Mi chiedo quando è che il mio destino è stato deciso. Non mi aspettavo che la mia morte sarebbe stata così epica. Non posso lamentarmi, immagino. Ehi, Donovan, mi stai ascoltando? Questo è il vero The Red Strings Club, vero tra virgolette, nel senso che questo è quello a cui il titolo fa riferimento, ossia il bar di Donovan. Questo bar old style, perché siamo appunto in una ambientazione cyberpunk, quindi futuristica, e da qui possiamo già notare un paio di cose del gioco, praticamente la sua, diciamo, coerenza tematica di fondo. Almeno per quel che riguarda chiamiamola così, la trama principale, o comunque il tema principale di cui si occupa. The Red Strings Club è chiaramente una, che significa il club dei fili rossi, è chiaramente una citazione o comunque un'allusione al filo rosso del destino, e questa questione del destino, di quanto siamo liberi di fare le nostre scelte e di quanto ci illudiamo di essere liberi di fare le nostre scelte, e non solo perché siamo manipolati dall'esterno, ma anche, adesso lo vedremo, questa tematica percorre tutto il gioco ed è il principale punto
di tutta l'avventura, diciamo così. Ce ne sono altri di punti dell'avventura che vedremo più o meno, ma che non sono trattati in maniera altrettanto elegante. Intanto saluto Cuor di Mela che ci ha raggiunto in chat. Ciao Cuor di Mela, e spero che oggi si veda e si sente tutto bene. Quindi torniamo a noi, questo è Brandeis che sta suonando al pianoforte e dice: "Ehi Donovan, mi stai sentendo? Non hai bisogno di interromperti ogni tre frasi per chiedermi se ti sto sentendo." "Certo che ti sto sentendo, sono un barista, un barman." Quindi quella ragazza di Proxima, Vega, turns out she was just using to smoke out Mondesi. È saltato fuori che mi stava solamente usando per scovare la talpa nella polizia, praticamente. "Ci hai dormito insieme?" "No, non le piacevano i ragazzi." In ogni caso, sono stato quasi arrestato, ma sono riuscito a hackerare, praticamente a riuscire a scappare dalle auto di pattuglia tramite le mie abilità di hackeraggio. "Un giorno finirai morto o peggio se continui a fare affari con questi criminali della Proxima. Viviamo in una città governata da corporazioni. Se non mi associassi con i criminali, sarei senza lavoro in pochissimo tempo. Quindi praticamente oggi fa schifo. Perché non mi dai qualcosa?" "Ok, come ti senti? Di cosa hai voglia? Bourbon, vodka, tequila?" "Sorprendimi." "Ok, vediamo cosa abbiamo qui." E qui veniamo introdotti al giochino. Non voglio dire il giochino principale, però in effetti è il giochino principale del gioco. Il giochino del gioco. E praticamente questo gioco è composto da minigiochi, che è quello appunto di preparare i drink. E se chi si ricorda Valhalla noterà delle similitudini, però qui è un po' diverso. Allora, lui praticamente sta evocando la musa, saremo noi, evocando la musa per vedere se gli rispondiamo. Infatti qua dice: "Adesso se puoi sentirmi cerca di prendere una bottiglia e muoverla." Vabbè, questo è il tutorial, chiaramente. So come prendere le cose col mouse, grazie. Voilà! Ok, l'ho mossa. E vedete, è molto più fisico di Valhalla. E arriva appunto Brandeis. Allora, praticamente qui ci sta spiegando il cuore di questo minigioco. In sostanza, al Red Strings Club quello che noi facciamo è far coincidere, diciamo, il drink con i sentimenti della persona che ci sta di fronte. Una volta che noi... se si caccia questa cosa ve lo spiego io. Sì, andiamo avanti. Ok! Allora, stavo dicendo, Brandeis per esempio in questo caso ha tre emozioni, l'orgoglio, l'ansia e il rimorso. E noi praticamente possiamo, grazie a queste bottiglie, andare portare questo circoletto rosa in uno qualunque di questi tre sentimenti. In questo modo il sentimento viene aumentato, praticamente ci si focalizza su questo sentimento, cioè lui si focalizza, Brandeis, quello che beve il drink, su questo sentimento. E questo, come vedremo, ci sarà utile tra poco. Questo è la maggior parte, cioè questo è il gioco che compare di più in tutto The Red Strings Club, ma prima della fine della diretta ne vedremo un altro molto più palloso in verità, tra un po' capiremo anche il significato di questo giochetto. Quindi praticamente noi possiamo scegliere orgoglio, ansia o rimorso. Proviamo ad andare con rimorso. Praticamente vedete che le bottiglie hanno queste frecce, tipo questo punta in giù, questo punta in su, questo punta di là, vabbè, rinuncio a capire se questa è la destra o la sinistra, e questo punta dal lato opposto. Quindi non è difficile. Noi vogliamo andare giù e a destra, quindi... giù,
cerchiamo di non versarlo per terra, anche se sono infiniti. Vedete? Molto più semplice da fare che da spiegare. E vabbè. Un altro po'. Ok. Però vedete che il circoletto è più grande di quello interno, quindi semplicemente ci aggiungiamo del ghiaccio, voilà, e facciamo serve. Non è possibile servire un drink schifoso, cioè un drink sbagliato, che non colpisce nessuna delle emozioni. Non è possibile. E allo stesso modo, se io questo non lo volessi più servire, lo potrei semplicemente prendere e buttare per terra, e ricominciare quindi da capo. Il bancone di questo bar deve essere... deve essere una chiavica proprio di quelle inenarrabili. Questo libretto, oltre a elencarci gli ingredienti, sì, oltre a elencarci gli ingredienti delle bottiglie praticamente, per esempio questo. Per esempio questo qua è bourbon, questo è vodka, e vabbè, qui bisogna distinguere destra e sinistra, quindi rinuncio, e ci mostra anche gli obiettivi, non del gioco, del personaggio, una specie di taccuino che tiene Donovan, e poi vedremo appunto a che serve, basta con questo rumore infernale. E qui avremo tutti i fatti, tutte le cose che abbiamo scoperto praticamente, perché essendo Donovan un barista, praticamente gli capita davanti chiunque e lui ascolta e prende appunti, perché è un rivenditore di informazioni. Non è uno spoiler, perché lo scopriremo tra 5 minuti. Quindi praticamente noi abbiamo già per esempio delle idee, tipo... un tizio di nome Ghost si è occupato di del Red Secret, che è un ingrediente particolare, in passato. Supercontinent presenterà qualcosa di rivoluzionario. Akara, Proxima, che abbiamo capito essere una specie di associazione criminale barra terroristica, Proxima sarà presente al prossimo summit del nuovo anno delle corporazioni della città, praticamente. Il torturatore è il nipote di un ex boss della mafia, e ci sono voci che dicono che usa metodi poco convenzionali. Quindi poi avremo praticamente tutti questi, avremo altri fatti con cui i nostri personaggi dovranno dedurre qualcosa. Ora serviamo questo drink perché non ne posso più di questo rumore. E scusate, stavo occupandomi di un piccolo problema tecnico con Twitch again. E dunque, allora, Brandeis ci chiede cosa, perché ci abbiamo messo così tanto. Vabbè, no, non dipende dal fatto che ce la siamo papariata. Hai di nuovo evocato la musa? Ah, sì, dice Donovan. Ho perso, diciamo, la mia magia e volevo fare un drink degno del tuo palato raffinato. Non riesco a tradurre Harvester in questo momento. Oh mio Dio, il Harvester è quello che raccoglie il raccolto, che tipo raccoglie il grano. Come ti dice? Non raccoglitore, vabbè, diciamo raccoglitore di sensazioni. Ti prego, ti supplico. Praticamente dai al mio amico un po' di ubriachezza. E bevi dopo averlo bevuto, sai che io sono bravo praticamente, faccio sempre il drink giusto. Lo so, vediamo quale punto hai beccato stanotte. Quindi Donovan, e gli abbiamo servito un bicchiere di rimorso praticamente. Queste sono le nostre scelte.
Cioè, questi sono i vari nodi attraverso cui passa la storia. Quindi in questo caso potevamo dargli un bicchiere di rimorso, un bicchiere di orgoglio, un bicchiere di cos'era, ansia. E la prossima scelta avrà sempre tre opzioni, sempre tre opzioni, eccetera, eccetera. Ci sono scelte che hanno due opzioni, bla bla bla. Vedete, quindi questo è tutto il gioco praticamente, anche se ovviamente ancora non ci svela cos'è, e poi si arriva al finale che conosciamo già, che è Brandeis cade dalla torre del Supercontinent, che è la corporazione della città. Ve lo dico subito, la corporazione maligna, tra virgolette maligna, contro cui dobbiamo combattere. Allora, Brandeis dice: sai, mi dispiace che ho continuato a lavorare per Proxima dopo aver scoperto cosa ti hanno fatto. E so che possono essere, Proxima, un po' estremi, un po' lunatici, diciamo così. Non lunatici, che non li tieni in sostanza, che ti esplodono. Ma devi capire, sono buoni per questa città. Non ci sono molti altri gruppi di attivisti, sono hacker e attivisti, che possono giocare a... che possono affrontare il governo sul campo alla pari, diciamo. E Donovan dice: ci siamo già passati, il lavoro è il lavoro, ma non pensare che a me loro... che Proxima mi stia bene. Cioè, un conto è il lavoro, dice lui, però a parte il lavoro non approvo proprio per niente quello che stai facendo. Se il salvatore dell'intera umanità ti rompe le ginocchia e ti avvelena con un virus che ti fa rigettare tutti gli impianti, quanto sarebbe difficile per te simpatizzare con questo eventuale salvatore? Lui dice: sì, lo so, però mi dispiace. Colpo di scena, e arriva questa cosa, e Brandeis dice: che cazzo, il bar è chiuso, signorina. Ups. Questa non è una persona ubriaca, Brandeis, è un androide. Oh, pensavo che fosse una fangirl degli impianti, praticamente. Salutiamo anche Yoli nel frattempo, che ci ha raggiunto in chat. Ciao Yoli, sono contentissima di vederti. E lei ci scrive che ha giocato a Gods Will Be Watching e sembra bello anche questo. Allora, io in effetti ho provato solo la versione di Gods Will Be Watching, la prima, quella non definitiva, diciamo quella molto breve, e non ho ancora giocato a quella completa, mea culpa. E però ti posso in effetti dire che questo... The Red Strings Club mi è piaciuto tantissimo. Domani ci sarà la recensione. Per vari motivi non ti posso dire, cioè non vedrai il voto massimo, però in effetti riesce in quello che vuole fare. Adesso vedremo bene come. Quindi questo è un androide praticamente, e Donovan dice: alzala, praticamente vediamo un attimo di che si tratta. Questo noi l'alziamo, anche se non è, cioè, non sembra proprio femmina, ma comunque. E hello, ciao, chi sei? 184 184. E ti ricorda qualcosa, Donny? È in brutte condizioni, dice Donovan, ma penso che sia un androide a cara della Supercontinent LTD. Non hanno ancora visto la luce, Yakara. Per quanto ho sentito, sono stati utilizzati solo internamente a Supercontinent. Vi ricordate che l'abbiamo visto nel libricino? Tra l'altro il libricino lo possiamo accederci in qualunque momento da qua. Vedete? Supercontinent presenterà qualcosa di rivoluzionario, Yakara? Questo perché, come vedremo, lui ha contatti con quelli che lavorano lì. E che cosa accidenti ci fa qua? Dice Brandeis. Che ne so, dice Donovan.
si dice che sono il primo androide capace, sono i primi androidi capaci di fare decisioni etiche, esaminando ogni singolo fattore in gioco nella vita di ogni soggetto. Quindi occupandosi, cioè possono prendere decisioni tenendo presente lo stato emotivo, l'impatto sociale, le ripercussioni economiche, i rischi legali, eccetera, eccetera, eccetera. È arrivato anche Peppo Pig. E ciao Peppo Pig, sono contenta di vedere anche te, spero che la diretta ti piacerà. E se tu sei uno dei nostri utenti su Oggi, non mi ricordo il tuo nick, puoi ricordarmi chi sei? Come mai ne sai così tanto di questo argomento, dice Brandeis, e come mai non mi hai mai detto nulla di tutto ciò? E Donovan gli risponde: questo è quello che facciamo noi, venditore di informazioni, amico mio, condividiamo l'inutile e vendiamo le cose importanti. Ma noi siamo un team, dice Brandeis. Esattamente, e io ti, come dire, ti supporto praticamente, io non ti mollo, in sostanza. Sapere troppo può compromettere la tua sicurezza sul campo. E immagina se qualcuno cercasse di scucirti le informazioni con la tortura. Beh, semplicemente, beh, allora mi uccideranno e basta, visto che non ho nessuna informazione da barattare, praticamente. Lei dice che il miglioramento dell'umano è stato compromesso. In sostanza, ve la faccio breve, perché Brandeis decide di connettersi, lui è un hacker, ricordiamo, di connettersi direttamente all'androide per cercare di capire che cosa accidenti le è successo, perché lui è uno che i cazzi suoi non se li fa mai. E dice: oh, e mi vuoi pagare dopo per le informazioni che ottengo? Donovan, pagarti? Ma siamo un team! È per il tuo bene, dolcezza mia, praticamente. E adesso questo è il secondo minigioco, questo è l'unico minigioco di questo gioco che mi ha fatto schifo, perché è palloso, non perché è difficile, e quello con Akara. Allora, praticamente, lei, quindi questi sono i ricordi di Akara, ricordiamo questa cosa, e il supervisore, che è un computer, le sta dicendo che la clinica della Supercontinent LTD si aspetta che lei sia bravissima a creare upgrade per gli esseri umani. E praticamente le dice: esplora la zona finché non sei a tuo agio nella zona. Insomma, in sostanza ci sta dicendo: giocatore, esplora qui perché così sai dove devi cliccare. Allora, qui facciamo gli upgrade, vedremo tra poco come. Qui scegliamo... Sì, non me lo devi spiegare. Questo gioco, in questo gioco i dialoghi vanno avanti come nelle visual novel, cioè bisogna tenere premuto questo tasto. No, non si può cliccare e basta. Una scelta che non comprendo. E quindi qui, diciamo, possiamo scegliere, possiamo vedere i tipi di upgrade. In questo caso, per esempio, abbiamo questo upgrade che si chiama l'incantatrice e aumenta il carisma della persona in cui lo inseriamo, il carisma online della persona. Praticamente questa quello a cui la persona a cui installiamo questo upgrade sarà più bravo a crearsi una rete Facebook o in sostanza a fare lavoro sui social. Abbiamo il visir, che aumenta le skill di persuasione. Abbiamo the godmother, la padrina praticamente, la madrina, che filtra il contenuto online per bloccare tutti gli stimoli negativi. Abbiamo il principe, che incrementa moltissimo il sex appeal. Il tempio, che elimina il bisogno per l'accettazione sociale. La rana elimina ogni ambizione e ogni sete di potere. E il the husk, il come lo possiamo tradurre? L'involucro, che praticamente chiude ogni tipo di coscienza sociale. E basta. E qui abbiamo infine... Sì, non me lo devi spiegare, lo so. E qui abbiamo infine
i lavori che ci toccheranno. Quindi, per esempio, ci sarà quest'uomo, questo cosplayer, che paga la Supercontinent perché lo aiuti col suo problema. Il suo problema è questo: nonostante tutto ciò che faccio, non riesco a alzare i miei follower, il numero dei miei follower. Per favore, aiutami. E poi, a seconda di quello che noi faremo, perché abbiamo la libertà di installargli quello che vogliamo, ci saranno delle conseguenze e se lui non è contento tornerà da noi, in sostanza, finché non è felice. Ok, penso che siamo pronti. Vedete, come avventura grafica è molto molto minimale, perché alla fine posso camminare per lo schermo, ma posso cliccare tre cose in croce. Comunque, questo è il punto in cui, diciamo, si comincia a capire un attimo il punto del gioco. Dunque, partiamo da dove devo partire? Come si faccio? Da qua, forse? Qui è dove creiamo l'impianto, appunto. Ok. Sì, no, sono pronta. Mandami il primo cliente. Ed eccolo qui. Vediamo il suo file. Allora, il suo file è quello, il cosplayer di prima, dice che appunto vuole alzare il suo, i suoi follower. Ok, benissimo. Quindi dobbiamo scegliere un upgrade. Il più naturale sembra questo, l'incantatrice. Aumenta il tuo carisma per i social network. Andiamo qui. E Peppa Pig sembra starsi annoiando. Mi dispiace che ti stia annoiando. Il ritmo di questo gioco non è molto elevato. E questo è anche un problema del gioco, nel senso che gran parte di questo gioco è passato parlando. E solamente verso la fine tu capisci perché hai fatto tutto questo. E diciamo che mentre lo giocavo io stessa, ero lì fino a metà del gioco a chiedermi: ma quando è che vediamo qualcosa di concreto? Mentre poi in realtà lo stavamo vedendo lo stesso. Quindi se ti stai annoiando, probabilmente continua così. Cioè, continuerai ad annoiarti per quella diretta, perché è un po' così. Allora, praticamente questo, vabbè, ci spiega come sta funzionando questa cosa. Non è molto difficile, è esattamente come fare un vaso. Noi dobbiamo far girare questo affare, e mentre gira dobbiamo modellarlo con questo coso che abbiamo in mano. È più palloso che difficile. E se smette di girare è un problema. Non deve essere preciso, però deve essere un po' decente, deve essere. Possiamo utilizzare questo coso di misure diverse. Vai, per favore. Fastidiosissima questa cosa di dover fare tutto insieme. E deve diventare tutto verde. Ecco qua, è tutto verde, quindi abbiamo creato l'Enchantress. Installiamo il modulo. Vai. Che schifo. Adesso il cliente sarà più popolare su internet. Arriva il prossimo cliente. Che vuole questo? Questo ha bisogno di più investitori per tutti i suoi progetti. Le sue idee sono meravigliose, ma non riesce a convincere nessuno. È ovvio che lui abbia bisogno del visir. Set design. E voilà. Non so se riusciamo. Qua possiamo cambiare la forma dello strumento, praticamente. Ok. Dai, che ce la facciamo? Ok. Qui dovevano mettere un'opzione per saltare questo giochino al secondo giro. Installa, vai. Peppa Pig, lascia stare io lì.
Dunque, l'abbiamo aiutato a essere più persuasivo e infine abbiamo l'ultimo cliente, questo qui non ne può più dei commenti maligni su internet e ha paura di non riuscire più a scrivere, ha bisogno della sua ispirazione. Lui sembrerebbe aver bisogno della madrina, quello che gli impedisce di vedere. Di vedere commenti negativi. Ok. Ups. Quindi proviamo a creare una madrina. Anche se sono un po' più difficili i cosi, no? I design non sono mai troppo difficili. Mi sembra un po' esagerare. Va bene, ma non fa niente. Vai, 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 vai. Ok, l'abbiamo preparato. Si installa. Ok, adesso quindi sono in teoria tutti felici, giusto? Perché abbiamo dato a ognuno quello che serviva. Non è così semplice. Questo è il cosplayer di prima. Adesso il problema è un altro. I suoi follower sono aumentati moltissimo, ma è aumentato anche il numero degli haters. E non ce la fa più, praticamente. Quindi, cosa possiamo fare a questo Cristo? Possiamo, una volta che l'abbiamo fatto un modulo, non lo dobbiamo ricostruire, grazie al cielo. Possiamo usare The Godmother, che filtra i contenuti online negativi. Tieni, vai via. Adesso quest'altro che problema ha? Lui praticamente è riuscito ad avere gli investitori, ma adesso ha bisogno di qualcosa di più. Deve riuscire a tenere le cose su. Mi sa che non abbiamo qualcosa per lui già pronto. No. No, direi che lui avrebbe bisogno di questo. The Frog. No, no, The Frog. Questo qua di Husk. Questo che gli elimina la coscienza sociale. Allora, è inutile girarci troppo attorno. Il punto di questo giochino è che questi cristi non saranno mai contenti. Vorrei poterlo. Qui possiamo tornare un po'. Oh, ma che. Qui possiamo tornare un po' indietro se sbagliamo. Questi cristi non saranno mai contenti, nonostante tutti gli upgrade che noi gli installiamo, finché non installiamo altri. Ossia, quelli, gli ultimi, quelli che eliminano. Ma che rottura! Ma, vedete perché odio sto giochino? Dai. Guardate che non si fa sta cosa. Allora. Bene. Ok. Sì, ecco, Peppo Pig lo riassume in sono sempre pronti a lamentarsi, più o meno. Adesso vedremo dove vuole andare a parare tutto qua, tutto questo. Quindi quello l'abbiamo sistemato, adesso quest'altro qui ha un altro problema. Adesso ha trovato uno spazio per. Cioè adesso lui non vede più commenti negativi, questo era lo scrittore che aveva bisogno della sua ispirazione, però adesso ha un altro problema perché adesso non riesce più a criticare nessuno e ha bisogno di una soluzione diversa. Quindi lui mi sa che è il primo che riusciamo a sistemare in maniera definitiva e proviamo a dargli. Ok,
Questo qua, il tempio, elimina la necessità di accettazione sociale, sa. Proviamo. No, ma che è questa musica infernale? Allora, vediamo se riusciamo a non uscire pazzi questo giochino, maledetto. Se almeno la cosa ruotasse da sola e non dovessi starci io dietro ogni 2 minuti... vabbè. Vai. Siamo proprio comunque delle schiappe a crearsi cosi. Eccolo qui, era questo qua. Nullifies ambition and thirst for power. Vai. Vediamo se funziona. Allora, questo qui è tornato ancora da noi. Vediamo che problema ha. Adesso praticamente è tornato il problema di prima, praticamente lui non vede i commenti negativi, però comunque non riesce a raggiungere la fama di top cosplayer. E qui siamo quasi alla fine di questa ordalia, creiamo il tempio e mi pare che è l'ultimo che ci serve. Sì, sono veloce a creare le formine perché ho fatto già pratica, ma ti assicuro che è un po' odioso, eh? Allora. Anche perché io non riesco. Non riesco a far ruotare la cosa e a fare le formine nello stesso tempo. Diciamo che se uso la forma giusta aiuta. Eia! Beh. E voilà. Installa. Installa questo benedetto tempio. E adesso il supervisore ci dice, ci fa i complimenti. Dice praticamente l'hai liberato dai suoi desideri, praticamente. Ben fatto. Questo qui ancora non va bene. Che problema ha? Ha bisogno ancora di altri investitori. Praticamente questo non finisce mai, di avere bisogno di investitori. Quindi anche a lui diamo questa cosa che gli elimina ogni tipo di ambizione, così la finisce direttamente. Questo che problema ha? Ah, ok, lui anche non è contento, lui vuole fare qualcosa di... vuole praticamente creare qualcosa di valido dal punto di vista culturale. Che cosa gli dobbiamo installare? Questo qua abbiamo tutto, praticamente. No, il sex appeal non penso proprio. Forse questo qua, social conscience, da install. Questo cos'è? Il tempio gliel'abbiamo già dato. No, questo gli abbiamo già dato la... Ok. No, allora diamogli ask. Vai. Vai via. Ok, abbiamo fatto un lavoro eccellente. Adesso dice che ci arriveranno altri clienti che sono delle persone importanti al supercontinent, quindi dobbiamo assolutamente fare attenzione a quello che installiamo e non dobbiamo inventarci cose, dobbiamo semplicemente eseguire gli ordini. E qui diciamo che cominciano i primi problemi. Adesso parte il mio pippone perché vi devo spiegare un paio di cose, sì. Allora, prima di tutto guardiamo i lavori completati. Praticamente il primo, il cosplayer, adesso ci dice che ha cancellato tutti i social media, i suoi account dei social media, e adesso è libero perché non ha più voglia, non ha più desiderio di avere follower. Il tizio che voleva gli investitori adesso se n'è andato, cioè, ha deciso di non
di non fare nessuna attività e ha cito, realizzato che le migliori cose nella vita sono gratis. Io voglio vedere questo dove cacchio vive. E se n'è andato, cioè ti ringrazia dal profondo del suo cuore. Quest'altro, lo scrittore, ha venduto il suo computer e è andato a vivere vicino a un lago. Ed è felicissimo di aver tagliato praticamente con questa società. La vita è troppo preziosa e ci ringrazia. Quindi, in sostanza, sembra che abbiamo fatto un buon lavoro e che li abbiamo fatti tutti contenti. Il punto del gioco, quindi, qual è? Qui comincia appunto a vedersi. In questo senso, io vi dicevo prima che il tema è un po' il destino, nel senso che il gioco si chiede quanto siamo effettivamente liberi, quanto dei nostri desideri, quanto dei nostri impulsi deriva da qualcosa che vogliamo veramente e non da pare mentali. Non so quanti di voi sono praticamente familiari con, diciamo, il concetto di illuminazione più o meno zen, diciamo così, buddista, in sostanza il distacco completo dal mondo terreno. Ecco, il gioco in un certo senso si chiede quanto, o meglio, ci chiede quanto questa sia la via per essere felici e quanto invece no. E se questo vale per tutti, se questo vale solo per qualcuno, in sostanza, queste persone le abbiamo veramente aiutate o le abbiamo manipolate a diventare qualcosa di diverso da loro stesse? E vedremo meglio tra poco, an ancora meglio tra poco, sempre il punto. Quindi ci manda i nuovi clienti. Purtroppo ci tocca fare le riformine, ma questa è una cosa molto più semplice. Quindi questa che vuole. Lei dice che è una fortune teller, una indovina praticamente. Dice che gli abitanti di questa città hanno smesso di credere nel potere delle loro anime. Per favore, aiutami ad aprirgli gli occhi. Quindi possiamo installare un modulo. Direi il visir, perché le aumenta le skill di persuasione. Oh cazzo, dice Brandeis. Ariadne. Cosa? Ariadne di Proxima? Proxima è sempre quella specie di associazione simil terrorista. Brandeis dice: sì, da quel che vedo sembra che sia infiltrata in una delle cliniche della Supercontinent. E quella in cui lavorava questo robottino, praticamente. Oh, certo, dice Donovan, ha senso. Devo pagare per questa informazione o me lo dice e basta? Sì, non fare il piagnone. Come ti ho detto, gli androidi Akara sono un progetto segreto della Supercontinent. Sono creati con un certo grado di coscienza, che gli permette di consigliare gli esseri umani su le decisioni ottimali da prendere nella vita, praticamente per essere felici. Abbiamo visto come, cioè installandogli degli impianti. La cosa è che Proxima è riuscita a prendersi praticamente una cara e a giocare con la sua coscienza, e sarebbe questo robottino qua. Immagino che stanno per scoprire che stiamo per scoprire che cosa voleva Proxima da questo androide e quindi che cosa hanno combinato. Quindi siamo tornati nei ricordi di Akara. Salutiamo anche Ragfox che ci ha raggiunto. E io lì, dice il Nirvana, sì, ecco, più o meno. Hai capito perfettamente quello che volevo dire. Akara sta dicendo praticamente ad Ariadne, questa qua che si è inserita, si è infiltrata in questo posto, che deve tornare nella linea, praticamente qui, per così Akara può aiutarla. Se non torni indietro non posso farti felice. Non ti preoccupare, mi sto facendo felice da sola. Perché fai questo? Vediamo, cosa sai di te stessa? Sono Akara 184, il mio scopo è quello di rendere gli umani felici. Sì, questo è un modo per dirlo. Tu sei il primo androide capace di fare decisioni etiche. E questo ti qualificherebbe come senziente, sai? Le persone con cui lavoro pensano... Ops, scusate. Le persone con cui lavoro io, Proxima,
pensano che tu sia meravigliosa e io concordo con loro. Crediamo nel tuo potenziale e la nostra opinione è che Supercontinent sta imbrogliando, limitando le tue opzioni. Ti stanno facendo scegliere il male minore. Quali sono le altre opzioni? Dice Akara. Ci stiamo arrivando, dice Ariadne. Considera questo un esperimento per il bene della società. Sto praticamente le sta manomettendo la stazione in modo che adesso potremo fare impianti. Vedremo che tipo di impianti. Va bene, andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti. Sì, questo lui sta dicendo a Donovan quello che vi ho appena spiegato, quello che abbiamo appena letto. Quindi ok, quindi praticamente lei ci dice che possiamo tranquillamente tornare a lavorare. Volendo possiamo parlare con lei e fare alcune domande di background, tipo per esempio stiamo facendo qualcosa di illegale, cosa ti aspetti da me, perché pensi che io sia senziente. Ormai una domanda la devo fare perché ho cliccato. Perché pensi che sia senziente? Va bene, lei dice che non ci interessa, cosa risponde? Quindi in sostanza qui purtroppo io per svelare cosa significa tutto questo dovrei fare spoiler, non lo farò, ma vedete come di nuovo torna la stessa questione, nel senso questa robottina, che è la prima robottina, non è una robottina che è un android, che è la prima robottina senziente dell'umanità praticamente, Akara, e qui apro una parentesi, ma è davvero così? Chiusa parentesi. E questa robottina senziente, appunto, a quanto pare sta venendo manipolata dalla Supercontinent STD, in modo che lei voglia fare determinate cose, pensi determinate cose. Quindi c'è anche questo livello, nel senso anche la robottina viene considerata in mezzo alle persone manipolabili. E poi purtroppo appunto c'è la rivelazione finale che rigira la frittata di nuovo. Quindi vediamo chi ha questo qui che vuole. Lui, ecco qui, lui è il Adrian Ferguson, è il capo della Supercontinent, uno dei capoccia della Supercontinent, e dice che deve negoziare un'unione importantissima, quindi gli dobbiamo dare qualcosa di potente. Ok, vattene. E adesso vediamo che begli impianti ci ha rifilato Ariadne. Il punk induce un rigetto delle corporazioni e dell'autorità. Bellissimo. L'IP aumenta la tua empatia e la tua compassione. Il nonno ti rende immune agli effetti degli impianti. Questa è bruttissima. Questa è pessima, perché vuol dire che qualunque impianto tu abbia non funziona più. E, ok, e noi a lui mettiamo l'IP. Sono solamente 3 per fortuna. Ok, la chat è piena di commenti, come dire, edificanti. Ragfox è sconvolto da... è finto sconvolto da... oh, e dai, maledetto mouse! Ah! Ok. Bene. Ok, vai un po' più giù, vai un po' più giù, vai un po' più su, va che cacchio. No, non dovrei usare questo. Non complichiamoci l'esistenza. Che poi vorrei far notare che noi lo creiamo veramente bruttigello rispetto al vero modello, quindi che chissà che cosa stiamo mettendo nella pancia delle persone. Ma vabbè. Quindi installiamo questo modulo, Lippy. Ok. Interessante. Ok, vedete che abbiamo fatto un'altra scelta qui, la seconda nostra scelta. Abbiamo installato Lippy in Ferguson. Dove installiamo Lippy cambia un pezzetto di storia praticamente, ma parliamo dopo delle scelte. Vabbè, lei sta ancora scoprendo fatti sulla Supercontinent. Lei ha una forte crisi di ansia legata ai piani della compagnia, agli ultimi piani della compagnia, e ha bisogno
di rilassarsi. No, sbaglio, non devi andare al tavolo, ho sbagliato a cliccare, maledetta. E a lei mettiamo, no, le mettiamo il punk. Ma non posso rimettere le lippi? Sì, bon, proviamo a mettere a tutti i lippi. Ma quindi... Vabbè, non ci facciamo domande. Ok, quindi praticamente... Ariadne dice che siccome lei, la ragazza, era già ansiosa, questo impianto che le abbiamo messo, Lippi, farà sì che lei propenderà per essere anticorporazione in un eventuale conflitto futuro, quindi potrebbe aiutare Proxima. E dice che però, siccome appunto la ragazza era già in preda all'ansia e insomma era in mezzo a una crisi personale, spera che questo non le dia problemi, non la porti proprio ad avere una crisi profonda, però dice vabbè, che mi interessa a me di questi stronzi della corporazione. In ogni caso mi chiedo perché era così. Vabbè, lei praticamente sta cercando informazioni diverse e a Kara le dice vabbè, ma questo quello che stai facendo non mi sembra particolarmente giusto. E qui stanno discutendo del fatto che esistono delle regole, che le regole però chi le fa, bisogna vedere chi le fa e perché, e che quindi non tutte le regole sono per forza giuste a prescindere. In sostanza lei sembra stare insegnando ad Akara a ribellarsi all'autorità della Supercontinent e all'idea che lei debba solo obbedire. Lei adesso sta scoprendo, Ariadne, sta scoprendo che Supercontinent va bene. Ve lo spiego appena finiamo questo pezzo. Ecco qua, praticamente Ariadne ha... Allora, Pippo Peg mi chiede se sbaglio a mettere i componenti che succede. E non succede niente, nel senso che semplicemente il componente che tu metti cambia la trama in seguito. E nel pezzo di prima, finché tu non metti componenti che annullano i desideri dei clienti, non vai avanti nel gioco. Ma in questo pezzo qui, io potevo mettere a tutti il punk, per esempio, e avrei avuto semplicemente un altro tipo di scena più avanti nel gioco. Ma posso scegliere io quale impianto mettere. Quindi praticamente Ariadne, o come accenti si pronuncia... Ecco. Ariadne ha praticamente scoperto che la Supercontinent sta lavorando a farsi a creare un programma, chiamiamolo così, che possa interfacciarsi con tutte le persone che hanno impianti, che praticamente condiziona tutto il loro comportamento, cioè proprio a livello globale, e che grazie al sistema del Neural Mirror Algorithm, dell'algoritmo dello specchio neurale, o come si traduce, e questo programma di condizionamento riuscirà a raggiungere anche coloro che non hanno impianti, come per esempio Donovan, che lui, avendo il virus che rigetta gli impianti, non ne possiede. Però anche lui, a causa di questo algoritmo, potrebbe essere condizionato. E appena lei ha scoperto questa cosa, il computer, che evidentemente ha beccato una parola chiave, come fanno i bot su YouTube quando ti bloccano la musica in automatico, le ha sparato. E sta decidendo, il supervisore sta decidendo di uccidere anche Akara, praticamente, perché dice che la fedeltà di Akara, di questa unità di Akara, alla corporazione è stata compromessa. Quindi Akara, che scema non è, ecco, se ne va. Quindi con Brandeis abbiamo scoperto tutto quanto. E quindi lui praticamente sta dicendo a Donovan tutto quello che abbiamo scoperto.
E praticamente lui, Brandeis, ha tutte le intenzioni di portare a termine il piano di Ariadne per bloccare questo programma dall'avere successo. E qui, appunto, qui diciamo ci fermiamo con la diretta e vediamo un attimino come si collegano le cose. Nel senso che, come più o meno come avete, come spero di essere riuscita a mostrare, anche se mentre io giocavo non avevo chiara questa cosa, perché le carte in tavola, diciamo, le mettono alla fine. Il gioco alla fine svela tutto, come è normale che sia. Però già qualcosa si può vedere, nel senso che è ovvio che il punto del gioco è... è giusto condizionare la gente in questo modo? Abbiamo visto l'idea della supercontinent della felicità umana. La sua idea è quella appunto di eliminare ogni tipo di desiderio, in un certo senso, ma è una cosa così terribile come sembra ai nostri protagonisti, perché sia Donovan che Brandeis sono assolutamente contrari, ovviamente, alla cosa, anche se Donovan non vuole che Brandeis rischi in prima persona, è meno attivista di Brandeis, ma come si legge Brandeis, lo sto sicuramente leggendo malissimo, e quindi il piano della Supercontinent è effettivamente così maligno? In che senso? Perché, come poi vedrete, chi di voi vorrà giocarlo, noi grazie a Donovan arriveranno praticamente diversi clienti nel locale e noi manipoleremo le loro emozioni in modo da ottenere informazioni per aiutare Brandeis nella sua missione. E appunto viene da chiedersi fino a che punto può essere giusta questa cosa. È giusta solo per qualcuno? È giusta per tutti? Deve essere obbligatoria? Deve essere facoltativa? Deve esistere del tutto? Alcuni delle persone che lavorano alla Supercontinent assicurano a Donovan che questo non cambia l'essere umano, perché semplicemente quello che fa è eliminare le ansie, le paure, quelle cose che, specialmente chi soffre di questo genere di cose in maniera cronica, sa che condizionano in maniera molto negativa anche l'esistenza quotidiana. Quindi immaginate, un esempio molto stupido, immaginate di quante cose uno non fa nella vita perché è troppo timido, quante cose ne si fa sfuggire semplicemente perché... magari ha paura di parlare a un'altra persona per nessun motivo razionale. Ecco, questo sistema eliminerebbe questo genere di paura, dicono quelli della Supercontinent, non vi sto dicendo che è così. Praticamente ti rende il tuo migliore te stesso. Il gioco è abbastanza bravo, diciamo, a far vedere i diversi lati della questione, perché per esempio Donovan può rispondere grazie a noi in diversi modi. Noi possiamo anche mostrarci pro questo impianto, praticamente questo programma, e Donovan può anche invece mostrarsi contrario e dire per esempio che l'arte ne soffrirebbe moltissimo, perché pensate a quante opere d'arte sono nate perché il loro autore o la loro autrice ha passato periodi di depressione acuta. Pensate a tutti gli artisti che sono suicidati, hanno fatto un sacco di opere direttamente derivate dal loro suicidio, che sono importanti non solo dal punto di vista, diciamo, tecnico, ma anche perché ci mostrano questo lato dell'umanità. Ma il punto è, una volta entrato in vigore questa cosa, non esisterà più questo lato dell'umanità. Quindi... e stiamo effettivamente perdendo qualcosa, oppure possiamo considerarlo un'evoluzione positiva, quindi un salire il gradino, diciamo, della scala evolutiva, e quindi possiamo dire che non stiamo perdendo nulla in quanto siamo diventati migliori e non ne abbiamo più bisogno. Oppure pensiamo all'intimità tra le persone, il fatto per esempio che due o più persone superano determinati momenti difficili insieme,
al giorno d'oggi è una delle cose che unisce le persone. Tolto il bisogno di superare determinate cose, che fine fanno questi tipi di rapporti? Oppure ancora, cioè dall'altra parte si potrebbe anche dire, ma se questo sistema elimina più o meno completamente l'omicidio, lo stupro, il suicidio e eventuali altri crimini e o reazioni eccessive, il gioco vale la candela? Cioè magari anche se noi stiamo perdendo qualcosa vale la pena perché possiamo effettivamente eliminare tante altre cose brutte, tra virgolette, della società? In sostanza, il gioco si pone queste domande. E come... cioè, Yoli chiede, spero che il finale sia aperto. E dice anche, sì, ma con le modifiche diventa un'altra persona, non se stesso. Ecco, questo è uno dei punti del gioco, nel senso, ma quanto effettivamente sei un'altra persona? Perché prendiamo una persona molto timida, o una persona che soffre d'ansia. Spesso si prendono anche medicinali per far fronte all'ansia in casi estremi. Possiamo dire che il medicinale cambia la persona, semplicemente perché elimina l'ansia. La paura che sta alla base dell'ansia fa davvero parte della persona o è qualcosa liberandosi della quale la persona diventa più se stessa? E possiamo andare ancora oltre, nel senso... liberarsi dell'ansia è comunque una cosa difficile che ti porta a fare un determinato percorso personale. Se tu non hai proprio bisogno di affrontare la paura, affrontare l'ansia, ma io non intendo dire che la paura sparisce completamente, cioè che diventano tutti i personaggi del gioco capaci di non provare paura in assoluto, ma che sparisce la paura, tra virgolette, eccessiva. Ma lo stesso, non dover superare questa paura fa sì che ti perdi qualcosa nel momento in cui non hai più bisogno di superarla, non so se mi spiego, cioè c'è qualcosa che non impari o qualche occasione che perdi per conoscere meglio te stesso, per conoscere meglio il mondo, oppure siccome tutti gli umani cambieranno non ce ne sarà più bisogno. Non sono risposte semplici, il gioco, anche se è schierato, nel senso è chiaro che ha un'opinione, e lascia moltissime porte aperte, specialmente appunto nel finale, in cui non vi faccio spoiler, state tranquilli, ma in cui ci sono diverse rivelazioni, cioè diverse, una rivelazione in particolare, che mette in una luce diversa tutto quello che è stato fatto prima, anche perché si può già ragionare così in realtà, loro stanno per combattere contro questa cosa che manipola tutti, ma in un certo senso loro lo faranno con le stesse armi con le stesse armi della Supercontinent, anche se in misura diversa. Per esempio, i Drink di Donovan non sono altro che una manipolazione dell'essere umano. Lui manipolerà le persone per ottenere le informazioni di cui ha bisogno. Quindi se deve far sentire male una persona perché ha bisogno di sapere il nome del capo della Supercontinent, lo farà. Brandeis allo stesso modo. E, più avanti non ve lo potrei mai far vedere perché è verso la fine del gioco, anche lui si fingerà diverse persone per anche lui riuscire a trovare informazioni e riuscire a farsi dare determinate cose, determinati permessi, fino al punto di fare una cosa molto squallida, nel senso che non è uno spoiler, ragazzi, non è uno spoiler. Praticamente tira in ballo il nome precedente di un trans. È una cosa che non si fa. È una cosa brutta, cioè pessima. Ma lui lo farà lo stesso. Perché? Perché il gioco per lui vale la candela. Perché per quello per cui lui sta combattendo vale la pena. Quindi appunto... sono veramente così diverse dalla Supercontinent. È diversa solamente la scala in cui agiscono. È diverso perché la Supercontinent non lascerà scelta, mentre, diciamo, quando uno va al bar di Brandeis, di Donovan, sa che tipo di drink lui serve, quindi è cosciente che i suoi sentimenti saranno manipolati in qualche modo. Non è cosciente del fatto che Donovan se ne approfitterà, forse. Ma è cosciente del fatto che sono drink speciali.
Quindi il gioco, secondo me, da questo punto di vista riesce molto molto bene. Diciamo, il problema è che, essendo il ritmo un po' quello che è, cioè molto lento, per gran parte del gioco tutte queste cose che sto dicendo non si mettono molto a fuoco, e soprattutto perché si passa molto tempo con Donovan a chiacchierare con i clienti, viene un attimo la cosa di dire sì, ok, ma quando è che facciamo qualcosa in questo cazzo di gioco? Però in verità ci accorgiamo poi che stiamo già facendo delle cose, stiamo già lavorando all'interno del tema del gioco senza rendercene conto. Anche il rapporto che avremo con Akara, perché poi si scopriranno delle cose su di lei, metterà più complessità alla storia, perché Akara ha una certa influenza, essendo un androide, ha una potenza di calcolo superiore a quella umana, e anche una potenza all'interno della Supercontinent diversa, un'importanza maggiore. Gli Akara sono un progetto segreto della Supercontinent, quindi se Donovan riesce a influenzare Akara, e Akara riesce a influenzare l'umanità, allora è Donovan che riesce a influenzare l'umanità. E quindi, se è Donovan a sceglierlo, quindi se siamo noi, va bene, se è la Supercontinent non va bene. Insomma, spero di avervi fatto capire che la questione complessa è che il gioco è riuscito a prenderla nella sua complessità. È una cosa che ho visto raramente, perché di solito il gioco, ci sono giochi che prendono una posizione netta a sfavore di altre, mentre questo gioco, nonostante abbia una posizione, riesce comunque a far vedere, a ribaltare costantemente la posizione in cui uno si trova, perché prima ti mostra delle cose, poi ti mostra che ti sbagliavi, poi ti mostra che però forse non avevi tutti i torti, poi ti mostra che però in realtà forse era in realtà tutto diverso da come avevi pensato. E questo, secondo me, questo è quello che rende il gioco valido. Oltre al fatto che è ben scritto, non lo potete vedere perché io ve lo sto leggendo, ma traducendo, però è molto ben scritto. Ok, ho finito il mio pippone. Scusate, grazie di avermi sopportato. Saluto Peppo Pig che se ne sta andando. E Yoli mi dice che secondo lei il gioco non vale la candela. E sì, intende ovviamente non il videogioco, intende il programma della Supercontinent. E io, appunto, Yoli ti dico: arriva alla fine del gioco e poi mi sai dire. E poi mi sai dire se il gioco non vale la candela e in che senso il gioco non vale la candela. Quale gioco non vale la candela? Perché è particolare. E allora vi saluto in 5 secondi. Voglio semplicemente toccare alcuni dei, tra virgolette, difetti del gioco. Sarò brevissima. Il principale difetto, al di là del ritmo, che come ho detto non parte molto spedito, è il fatto che, mentre questa tematica è stata sviluppata, secondo me, benissimo, attraverso il gameplay, attraverso i personaggi, attraverso i dialoghi, tutto è splendida, 10 e lodi, ok, tutte le altre tematiche, no. Cioè, il gioco ha deciso che non bastava occuparsi di questa questione. Il gioco deve anche parlarci di cose tipo i diritti delle donne, e appunto il dead naming e cose di questo genere. E da questo punto di vista il gioco, siccome le butta lì a caso, senza svilupparle in alcun modo, sembra che voglia fare la predica, ed è molto fastidioso. Quindi questa è una cosa importante, secondo me, perché siccome questo fatto, questa pedanteria unita al ritmo lento, può portare molte persone a rompersi le balle a metà gioco, perché dice: ok, io non ho comprato, non ho speso 15 euro perché i programmatori salissero in cattedra e mi dicessero cosa devo pensare del mondo, ecco. Però sono in realtà cose secondarie che poi non hanno in realtà grande impatto, avrebbero semplicemente dovuto toglierle. Tant'è che invece la questione del gender, la questione della sessualità è affrontata, tra virgolette affrontata, cioè non è affrontata in maniera perfetta, perché semplicemente fa parte dell'ambientazione. Donovan e Brandeis stanno insieme, il gioco non, cioè, ce lo fa capire senza dircelo, non è una questione, non ci fa nessuna morale, si accetta e basta. Akara, essendo un androide, non ha un genere definito,
perché non si identifica, è un androide. E anche questo non è, nessuno sta lì, non è come in Read Only Memories dove si faceva molto parlare delle questioni. Qui semplicemente le questioni sono e le vedi succedere, quindi questo genere di questioni, altre questioni no. E quindi questo era The Red Strings Club. E domani, come dicevo, vedrete la recensione su All Games Italia e spero che la diretta vi sia piaciuta, scusatemi se sono stata un po' pesante, ma purtroppo non sapevo come spiegare questo punto del gioco, perché farvelo vedere era impossibile se non giocandolo tutto, e sarebbe stato un peccato, perché vale molto di più giocato da soli. Spero di avervi un pochino incuriosito, non vi dico di prenderlo a prezzo pieno, magari aspettate lo sconto, perché comunque ha dei difetti che appunto possono renderlo noioso all'inizio, però secondo me merita molto. Può anche fare incazzare, perché magari uno non si ritrova con quello che... col finale del gioco, diciamo così, però in ogni caso sicuramente una parte del pensiero, qualunque sia il vostro pensiero in merito alla questione, viene accettata, viene presa in considerazione, viene, non dico sviscerata, ma quasi. Quindi kudos ai Deconstruct Team, kudos alla Devolver Digital, come al suo solito, e grazie a tutti voi che mi avete seguita fino a qui, siete stati molto pazienti, grazie Yoli che mi dice che non sono stata pesante, ti ringrazio tanto Yoli, e ringrazio anche Peppo Pig che se n'è già andato, Ragfox e Cuor di Vela, e ci vediamo giovedì prossimo con un nuovo gioco. Alla prossima e ciao!